per molti mesi questa pista è stata un'importante via militare per strani soldati, senza divise, senza bandiere. È lecito dire che si trattava di una raccolta dei peggiori arnesi, svaligiatori di tabaccherie e ladri di vitelli, come da qualcuno è stato detto. Domani attacchiamo il paese di B, con le armi e le munizioni che abbiamo. Fate più casino che potete, sparate raffiche in aria, che tutti sentano e vedano. Se sembrate ubriachi, tanto meglio. Qualcuno telefonare alla caserma di B e quelli verranno su. Noi saremo là, al bivio. Il piano mi parve perfetto. Eccoli, arrivano! Poi scoppiò l'inferno. Sistemai il fucile su di un sasso e iniziai a sparare con calma, inquadrando a lungo nel tunnel del mirino il dettaglio della finestra che avevo scelto, quando udii urlare il cessate il fuoco dal comandante M. Se il mondo è ciò che accade, il mondo è questo, e il resto è un sogno insensato.